Quali strumenti potrebbero risultare più adeguati per promuovere il rilancio e la crescita, con particolare attenzione allo sviluppo dell'area metropolitana di Napoli? Era questo il tema del convegno organizzato nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino dall'Associazione Culturale Campania Domani con il patrocinio del Comune di Napoli. Dopo l'introduzione del consigliere comunale Davide Lebro e del presidente del Consiglio Comunale Raimondo Pasquino, il convegno ha affrontato temi come il commercio e gli aspetti contabili, il porto, l'imprenditoria, l'industria e il mondo del sindacato, incentrandosi sulla necessità di una maggiore attenzione alla programmazione e allo sfruttamento della sinergia delle risorse già esistenti. Ho detto al Presidente, io sono il sindaco di una città che non vuole più essere assistita. Cioè io non voglio appartenere a una città che pensa al sud come un sud con la mano tesa, che chiede aiuto, ha bisogno di soldi, che si lamenta, che non ce la fa a emanciparsi da sud. Però appartengo anche a quel sud che vuole essere rispettato. Noi abbiamo le nostre forze, abbiamo la nostra energia, abbiamo la nostra capacità, però non vogliamo più essere violentati senza rispetto per la nostra città. Napoli è una splendida città che sta trovando un nuovo inizio, sta ripagando i propri debiti e per questo necessita anche di un'attenzione da parte del governo, lo necessita per la collaborazione con il Mediterraneo che può rappresentare un'occasione di crescita e di cooperazione importante, lo rappresenta per i beni culturali che non sono una palla al piede ma sono una possibilità di crescita e di sviluppo per i nostri figli, per i fondi europei che possono rappresentare un ulteriore volano per lo sviluppo di questa città. Insomma, Napoli può dimostrare di essere quell'altro sud che cresce, che fa la lotta allo sperpero e allo spreco, ma che va anche aiutato a dimostrare che la buona amministrazione viene incentivata e non viene penalizzata.